La CGIL Agrigentina, retta dal segretario generale Massimo Raso, rilancia la necessità di un patto tra le forze del territorio e lancia l'osservatorio sulle opere annunciate. Ad ogni visita di Renzi, scrivono nella nota stampa, spunta una montagna di milioni pronti per essere spesi. Poco importa se parliamo sempre delle stesse opere e di soldi promessi già diverse volte. Si è cominciati con il patto per la Sicilia, presentato da Renzi proprio qui ad Agrigento. Dentro quel patto abbiamo contato almeno 25 interventi che riguardano la città di Agrigento per un totale di poco più di 100 milioni di euro nei vari settori, turismo e cultura, infrastrutture e ambiente. Nei giorni scorsi l'annuncio delle risorse previste nell'agenda urbana, in arrivo 17 milioni per turismo, energia, ma riguardano anche il sociale, l'innovazione tecnologica, la cultura. Poi l'annuncio di altre risorse per la riqualificazione urbana, via libera al finanziamento del progetto Girgenti, grazie al quale ad Agrigento arriveranno 15,8 milioni di euro. Insomma, per limitarci solo a questi tre interventi, siamo a 135 milioni di euro, ovvero 270 miliardi di lire. L'altro ieri la firma, che dice l'ANAS, permette di sbloccare definitivamente le opere legate all'APQ in essere e soprattutto permette la sottoscrizione del nuovo APQ rafforzato, che comprende interventi in corso e in attivazione per 1,4 miliardi di euro di investimenti che rischiavano di bloccarsi, come l'itinerario Palermo-Agrigento, strada statale 189, strada statale 121, l'itinerario Agrigento-Caltanissetta A19 e tre lotti della strada statale 117, itinerario nord-sud. Inoltre, l'accordo finalizza il testo dell'APQ rinforzato, che impiegherà sulle strade siciliane nuove risorse per circa mezzo miliardo di euro. Ovviamente, se guardiamo alla provincia di Agrigento, continua Massimo Raso, gli interventi previsti non affrontano nemmeno il tema antico del collegamento tra le aree interne e i principali centri. Nessuno parla più della cosiddetta Mare Monti o del completamento dell'anello autostradale siciliano, che ha la sua strozzatura proprio nella nostra provincia. Abbiamo scritto una lettera aperta a Confindustria, CISL e UIL. Abbiamo lanciato un analogo appello al sindaco di Agrigento. Non posso non notare con disappunto che da queste parti si preferisce fare i solisti. Noi continuiamo a ritenere invece che su tutto questo occorre operare un ragionamento collettivo per monitorare e seguire passo dopo passo l'iter di ogni singola opera e per capire come impostare la interlocuzione per portare a casa le cose che mancano. Continuiamo a ritenere che i sindaci delle principali città della provincia, Agrigento, Sciacca, Licata e Canicattì, debbano insieme a noi monitorare lo stato di avanzamento delle opere annunciate affinché diventino urgentemente cantiere e quindi lavoro per questa provincia, conclude la nota stampa della CGIL.